E ciao a tutti ragazzi, sono Loris98 e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Eccoci qua allora con il terzo video dedicato alla flotta della navigazione laghi d'Italia. E questa volta ragazzi ci dedichiamo praticamente alla flotta del lago di Garda. E allora siamo pronti. Subito abbiamo qui una panoramica delle navi, quindi iniziamo subito con la prima motonave. Agone. Motonave Agone, ragazzi. Agone è già qua. Agone perché cos'è? Un ago gigante, ragazzi. Ago. Se vi è ben che il filo, siamo a posto, no? No, vabbè, questa sicuramente faceva ridere, ragazzi. Ve lo dico veramente. Questa faceva sicuramente ridere. Vabbè, a parte questo, motonave Agone, posti totali 350, posti a sedere 267, di cui è coperto 100 e posti in piedi 83. E questa è stata inaugurata nel 2023 ed è una motonave ibrida, ragazzi. È una motonave ibrida. Come potete vedere qua, full electric. Vedete ragazzi? Propulsione ibrida. Questa è una motonave ibrida ed è stata inaugurata lo scorso anno. Andiamo avanti con la prossima motonave. La motonave Baldo. Posti totali 460, posti a sedere 431, di cui è coperto 165, posti in piedi 29. Ed è stata costruita dal cantiere Mondo Marine di Savona presso il cantiere navale di Peschiera e inaugurata nel mese di giugno 2014. È una delle navi più moderne che solcano i laghi italiani. Passiamo alla motonave Verona. Posti totali 390, posti a sedere 247, di cui è coperto 114 e posti in piedi 143. Motonave Verona, perché giustamente il lago di Garda si trova in zona Verona. E questa motonave Verona è praticamente dotata per spostamenti di comitive anche numerose. Andiamo avanti. Motonave Pelé. 350 posti totali, posti a sedere 280, di cui è coperto 100 e posti in piedi 70. Anche questa costruita dai cantieri navali di Chioggia, presso il cantiere navale di Peschiera ed inaugurata nel mese di giugno 2020. È la nave più recente della flotta di navi Garda ed è una motonave a propulsione bielica. I due motori diesel tramite utilizzo di carburante bio e un sistema sofisticato di trattamento fumi permettono emissioni a basso potere inquinante. Quindi questa non è ibrida come l'altra, perché l'altra era ibrida. Motonave Trento. Posti totali 400, a sedere 250, al coperto 120 e posti in piedi 250. Anche questa per spostamenti di comitive anche numerose. Motonave Italia. Posti totali 600, a sedere 325, di cui è coperto 212 e posti in piedi 275. Costruita nel 1908 dalla ditta Odero di Genova e riammodernata prima del 1900 77 e più recentemente nel 1999. È una delle ormai rare navi d'epoca funzionanti sui laghi italiani. Motonave Zanardelli. Posti totali 500, posti a sedere 250, di cui è coperto 150 ed in piedi 250. Il piroscafo, oggi motonave, è stato costruito nel 1903 dalla ditta Heescher-Wyss
di Zurigo. Scusate un po' per il mio tedesco. Prende il nome dal presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, scomparso il 26 dicembre dello stesso anno. E andiamo avanti con la motonave serie Mantova. E non solo Mantova, ragazzi, ma c'è anche la motonave San Marco. Ci sono due imbarcazioni. Posti totali 300, a sedere 181, di cui è coperto 60, e posti in piedi 119. Queste due motonavi, la Mantova e la San Marco, sono dotate di terrazze coperte per vista panoramica, sono particolarmente adatte per spostamenti di gruppi contenuti. Abbiamo anche la motonave serie San Martino. San Martino sembra praticamente la fiera di San Martino, e udite udite, c'è anche la motonave Solferino. Andiamo abbiamo praticamente le note musicali qua, ragazzi. Solferino, do ferino, re ferino. Ecco. No, vabbè, non poteva mancare questa battuta, ragazzi. Posti totali 300, posti a sedere 171, di cui è coperto 60 e posti in piedi 129. Le due motonavi di questa serie, appunto la San Martino e la Solferino, sono dotate di terrazze coperte per vista panoramica, sono particolarmente adatte per spostamenti di gruppi contenuti, anche questa. Spostiamoci alla motonave serie Tonale. Questa è uguale a quella che c'è sul Lago Maggiore, ed è la motonave Verbania. Però questo è, le due imbarcazioni sono Brennero e Tonale. 1000 posti totali, posti a sedere 660, di cui è coperto 420, posti in piedi 340. Le motonavi Tonale e Brennero sono le più grandi della flotta, costruite negli anni 80 dalla ditta CNR di Ancona, direttamente presso il cantiere navale di Peschiera della gestione governativa Laghi. Sono unità multifunzionali che consentono un impiego diversificato ad alto livello di comfort e sono appunto le motonavi più grandi, Brennero e Tonale. Andiamo avanti con questo bestione di motonave Andromeda o Andromeda. Posti totali 700, posti a sedere 470, di cui è coperto 252 e posti in piedi 230. Costruita dal cantiere navale di Pesaro e inaugurata nel 2008. È una delle navi più moderne che solcano i laghi italiani. La propulsione è assicurata da due Schottel, motori, due motori Schottel. Passiamo adesso agli aliscafo. Ci sono tre tipi di aliscafo. C'è l'aliscafo Freccia delle Riviere, con 174 posti totali e anche gli altri 184 e 184. L'aliscafo Freccia delle Riviere è un'unità veloce, dotata di aria condizionata e una portata di 184 persone, tutte a sedere, che consente di spostarsi rapidamente, permettendo al viaggiatore di visitare più località nella stessa giornata. Della stessa tipologia sono il Galileo Galilei ed il Goethe, che adesso vedremo. Quindi l'aliscafo Goethe, 188 posti. È sempre un aliscafo, ragazzi, quindi come vedete ha le ali, e questo praticamente si alza su e consente di spostarsi rapidamente al viaggiatore e di visitare più località nella stessa giornata. L'aliscafo Galileo Galilei invece ha 184 posti totali. E anche questo è un aliscafo veloce. Spostiamoci adesso alle motonavi traghetto. E quindi cominciamo subito con la prima motonave traghetto San Vigilio. Vigilio perché al femminile, ragazzi, sarebbe San Vigilia. Ma in questo caso è San Vigilio.
con 295 posti totali, posso sedere 188, di cui è coperto 156 e posti in piedi 107. È stata costruita nel 2005 presso il cantiere navale di Peschiera della navigazione sul lago di Garda dal cantiere navale Rosetti di Ravenna e si affianca alle navi della medesima tipologia, Adamello e Minto. Infatti adesso abbiamo la motonave traghetto Regina del Garda. Questa è uguale alla motonave Spruga del Lago Maggiore. Posti totali 185, scusate, del Lago di Como, la motonave Spruga. Posti a sedere 92, di cui è coperto 40 e posti in piedi 93. È stata costruita nel 1994 dai cantieri navali Breda di Venezia ed è stato il primo traghetto vero e proprio capace di caricare un congruo numero di autovetture ad effettuare servizio di linea sul lago di Garda. Da specificare che questa nave è utilizzata soprattutto nel periodo invernale. Abbiamo adesso la motonave traghetto Mincio, con 570 posti totali, a sedere 242, di cui è coperto 178 e posti in piedi 328. La nave traghetto Mincio è stata costruita nel 1999 presso il cantiere navale di Peschiera della navigazione sul lago di Garda dal cantiere navale Rosetti di Ravenna e si affianca alle navi della medesima tipologia Adamello e San Vigilio. Come vedete, è veramente molto grande questo traghetto. E può trasportare fino a 100 tonnellate di automezzi, che significa una trentina di autovetture, o un mix di autobus, autocarri ed autovetture secondo le esigenze. Andiamo avanti con la motonave traghetto Brescia. Posti totali 688, a sedere 390, di cui è coperto 320, e posti in piedi 298. Tra le più grandi della flotta costruita nel 1984 dalla ditta CNR di Ancona, direttamente presso il cantiere navale di Peschiera, è un'unità multifunzionale che consente un impiego diversificato ad alto livello di comfort. Sull'apposito ponte veicoli è possibile imbarcare automezzi al seguito dei viaggiatori, la nave predisposta con una moderna impiantistica per la diffusione sonora, e particolarmente indicata per convegni, serate di gala, manifestazioni promozionali e pranzi. Motonave traghetto Adamello. Eccolo qua, ragazzi, Adamello. Posti totali 301, a sedere 165, di cui è coperto 165 e in piedi 136. La nave traghetto Adamello è stata costruita nel 1992 presso il cantiere navale di Peschiera da navigazione sul lago di Garda dal cantiere navale Cone Casa di Viareggio e si affianca alle navi della medesima tipologia San Vigilio e Mincio. Anche questa può trasportare fino a 100 tonnellate di automezzi, il che significa una trentina di autovetture o un mix di autobus, autocarri ed autovetture secondo le esigenze. Anche questa. Arriviamo ai catamarani. Catamarani ce ne sono quattro. Attualmente sono disponibili tre. Il catamarano serie Verga, quindi c'è anche ovviamente il catamarano D'Annunzio, con 300 posti totali, posso sedere 197, 104 al coperto e 103 in piedi. Maneggevoli, versatili e veloci. Come potete vedere, anche questo catamarano qua è veramente molto veloce e si alza. Non ci è ancora capitato di prenderlo neanche sul Lago Maggiore, sul Lago di Como. Ma chissà, ragazzi, se lo prenderemo. Comunque, D'Annunzio, Verga e Freccia del Garda sono i principali catamarani. Sono navi adattate a gruppi numerosi che intendono effettuare rapidi spostamenti. Quindi c'è anche il catamarano Freccia del Garda con 300 posti totali, posso sedere 193 al coperto, 193 e 107 posti in piedi. E poi c'è il catamarano serie Catullo. E poi c'è anche
insieme al catamarano Catullo anche il catamarano Parini. 150 posti totali, posti a sedere 100, di cui è coperto 100 e posti in piedi 50. Un altro catamarano che purtroppo non è disponibile è il Virginio. Virginio, 162 posti totali, 138 a sedere, di cui è coperto 129, posti in piedi 24. È un altro catamarano un po' più piccolino. E infine abbiamo un motoscafo San Giulio, che in realtà è un battellino ancora molto più piccolo. Infatti, 85 posti totali, posti a sedere 50, di cui è coperto 30 e posti in piedi 35. Questo è stato costruito nel 1953 dal cantiere Papete di Venezia. Ha una portata massima di 85 persone, ok? Ed è dotata di una saletta al coperto e di alcuni posti a sedere all'aperto a prua. Questa unità è particolarmente adatta al trasporto di piccoli gruppi. Bene, e con questo ragazzi abbiamo concluso anche la flotta del lago di Garda. Praticamente abbiamo concluso tutte le flotte, ragazzi, del lago Maggiore, del lago di Como e del lago di Garda. Quindi se volete fateci un giro su queste motonavi. Noi abbiamo fatto già un giro sulle motonavi del lago Maggiore, quindi su quelle lì che sono andate tra Arona e Angera, quell'altra dell'Orio di Bellano, quindi sul lago di Como, e poi quella delle isole Borromee fino a Stresa. Quando abbiamo fatto la gita insieme a The Mister e J Star su al Mottarone. Detto questo, ragazzi, quindi io vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che faremo qualche gita anche sul lago di Garda, non si sa mai. Se prendiamo qualche battello lo scoprirete nei prossimi video. Quindi l'invito è, ragazzi, di commentare questo video, di iscrivetevi al canale perché siamo a 493 iscritti e finalmente sto quasi per raggiungere, ragazzi, i 500 iscritti, quasi la metà, ragazzi, rendetevi conto, quasi la metà, e tra un po' poi punteremo all'obiettivo più alto, quindi ai 1000 iscritti, vorrei puntare più che altro a quelli per poter diciamo attivare la monetizzazione. E detto questo, quindi io vi saluto, ragazzi, e un saluto da Loris98. Bella, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi!